Signore, ti ringraziamo che ci fai vivere questo momento in onore di Santa Rita. Ti ringraziamo di ciò che Mauro, con tutto il suo impegno e le sue forze, ha cercato di scrivere sulla grande santità di Rita e sulla storia dei suoi tempi. Ci troviamo qui vicino alla Madre Fasce, al Beato Simone, altri grandi santi di questa città. Ti preghiamo, Signore, aiutaci adesso col tuo spirito ad apprezzare, a presentare questo libro. Rita d'Acascia, una donna come tante, una santa come pochi. Assistici col tuo spirito, donaci la luce, donaci la gioia di credere a Gesù insieme ai santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie Giustino. Padre Giustino, grazie infinite. Forse il modo migliore, senza il forse, per iniziare questo incontro, se siete qui è perché siete curiosi di capire cosa c'è da raccontare di una donna della quale noi pensiamo di sapere tutto. Questo non solo perché Rita è nel cuore di tutti, ma perché ogni preghiera di queste monache, ogni carezza dei padri agostiniani in questi secoli ci hanno tramandato l'amore per una donna che noi pensiamo essere una donna eccezionale, una donna straordinaria. Preparatevi a scioccarvi, perché quello che si dimostra con questo libro è che Rita era una donna come le altre, di una forza straordinaria perché aveva una fede particolare e speciale. Questo è quello che dimostra il libro, che è in realtà quasi una tesi scientifica su Santa Rita. Mette in imbarazzo la ricchezza di fonti bibliografiche, iconografiche che sono state consultate da Mauro Papalini. Credetemi, è un lavoro scientifico, forse tra i pochi che esistono, su una santa che amiamo da sempre, ma della quale c'è ancora tantissimo da scoprire. Allora, io se mi permettete ancora una volta parto da Padre Giustino. Padre Giustino, quando si è trovata tra le mani questo PDF, questo scritto, questo lavoro, io dal momento che lei ne ha curato la prefazione, qualche spunto di riflessione, qualche, come dire, domanda probabilmente l'ha suscitata nel suo cuore. Ma uno come lei, che è il padre priore degli Agostiniani, cos'altro ha da dire una donna come Rita? Cominciamo con le domande, era quello che temevo. La verità è questa, è che Mauro e Margherita li conosco da prima che fossero sposati e ci eravamo un po' persi di vista, con i trasferimenti che io ho vissuto nelle comunità italiane. Io, Mauro e Margherita, li ho conosciuti qui a Cascia all'inizio degli anni 90. No, nell'87, se Quindi, proprio, ancora più preciso, ancora prima, sono 37 quindi, anni, abbiamo qualche ancora più anno però, preciso di me, no? qualche amico mio, amico, abbiamo qualche anno. E mi sono venuti a trovare a Tolentino, dove mi trovo, Sì. alla Basilica di San Nicola. E sono venuti insieme con il proprietario delle editrici Shalom, con Alvaro Alvaro. Mascioni. Sono venuti, abbiamo preso un caffè, abbiamo parlato un po' e Mauro mi dice: la scrivi la presentazione al mio libro su Santa Rita? Dico: Mauro, ma hai scritto un libro su Santa Rita? E mi ha lasciato le copie, eh? Le fotocopie Sì. da leggere. Io dico: ma cosa ci sarà di nuovo in questo libro su Santa Rita? Perché nei 16 anni che sono vissuto qui ho cercato di leggere tutto quello che c'era da leggere,
su Santa Rita, o tutto quello che c'era da vedere, no? Ho cercato per quanto possibile di studiare bene anche le fonti, no? Per cui la curiosità di leggere ciò che Mauro aveva scritto era forte. L'hai scritta questa presentazione? Mi hai chiesto, no? Ti ho chiesto. Io dico, sì sì Mauro, non ti preoccupare, l'ho scritta, ma non era vero, non l'avevo ancora scritta. La bugia bianca. Perché volevo prima leggere bene il libro, volevo credo, rendermi conto di cosa c'era dentro. Poi mi sono messo, l'ho letto due volte, mi sono messo davanti al computer e nel giro di neanche un'ora è venuto fuori quello che poi è la presentazione del libro. Che cosa c'è di nuovo? È il tentativo di sintetizzare tutte le fonti storiche, iconografiche che abbiamo su Santa Rita. Quindi è una sintesi molto interessante. Si può discutere su alcuni punti, non ci sono dubbi, perché gli storici, si sa, hanno la passione della discussione. È ovvio. Quando le cose non sono sicure al 100%. Però mi è sembrato interessante, tanto che lo consiglierei a tutti gli operatori del santuario. Lo consiglierei alle sorelle, alle monache agostiniane, lo consiglierei anche a noi sacerdoti agostiniani che operiamo nel santuario, perché il fatto di situare il più possibile Santa Rita nel suo tempo aiuta a capire bene la sua grande santità. Perché la santità o è incarnata dentro la storia o non è santità. E quindi conoscere bene ciò che è accaduto quando Rita era sposata, quando è rimasta vedova, quando era monaca nel monastero di Santa Maria Maddalena, può essere interessante. Poco fa dicevo a Madre Natalina, la vicaria del monastero di Santa Rita, la parte che riguarda il monastero, vi prego di leggerla attentamente, che è molto interessante. Ci sono molti spunti di riflessione e qualche punto forse anche di novità. Ieri mi hanno chiesto a Tolentino, ma cosa fai domani, che libro presentate a Cascia? Ho detto, non vi preoccupate, ne porterò qualche copia. Quando sono arrivato questa mattina, padre Mario, che è il priore della comunità e il rettore della basilica, mi dice, qui arriva talmente tanta gente che noi non ce la facciamo più. Vero padre Mario? Segno buono. Ed è un ritornello che sento ripetere ormai almeno da 2 o 3 anni, no? Segno buono. È vero, il santuario di Santa Rita qui a Cascia non conosce la crisi. Anzi, nella crisi storica che stiamo vivendo, sembra che questa santa sia particolarmente vicina a tutta la gente del mondo di oggi. La sentono particolarmente sorella, ma anche santa, cioè capace di dare non solo una pacca sulle spalle, ma anche un aiuto concreto, di luce, cioè Santa Rita come una testimone di Cristo crocifisso e poi risorto, però crocifisso. Santa Rita ci aiuta a non dimenticare che Gesù è stato crocifisso, non solo attraverso la spina che porta sulla fronte. Tutte le cose del libro sono interessanti,
quando Mauro spiega la cassa solenne, i simboli che sono dipinti sulla cassa, penso sia una parte da tenere ben presente quando noi vogliamo attraverso Santa Rita annunciare il Vangelo di Gesù, perché attraverso Santa Rita noi vogliamo annunciare al mondo di oggi l'importanza imprescindibile di Gesù. C'è una famosa preghiera di San Paolo VI che dice: non possiamo fare a meno di te, o Gesù. Ecco, noi non possiamo fare a meno di Santa Rita, ma ancora di più non possiamo fare a meno di Gesù. E Santa Rita, attraverso il libro che Mauro ci offre, ha scritto, ci aiuta questo libro a capire quanto è importante far entrare Gesù nella realtà di oggi. L'epidemia, le guerre, lo smarrimento davanti alla storia che stiamo vivendo. Penso che il libro ci aiuti proprio a centrare tutto su Gesù, crocifisso, morto, risorto, asceso al cielo alla destra del Padre. Mauro, io ti ho già ringraziato per questo libro, ti ringrazio anche degli altri lavori di storia che hai cercato di fare, ti ringraziamo anche dei lavori che hai fatto per la beata Maria Teresa Fasce. Chissà che dopo questo libro non venga ancora qualche altra cosa per annunciare attraverso l'incarnazione nella storia la santità dei santi dell'ordine di Sant'Agostino. Non so se ti ho risposto, io non sono andato a ruota libera. No, cioè non sono risposto, ma appena ricevuto Mauro Papalin un'offerta di lavoro, non so se vi è chiaro, una proposta, Mauro, già devi partire con i santi agostiniani, che è chiaro, cioè vai avanti, vedete quante cose nascono, al di là della battuta, da un amore di fondo, perché cosa muove? Non è solo l'amore per la conoscenza che è già amore, ma anche amore è un pizzico di gratitudine nei confronti di Santa Rita, che chi avrà la pazienza un giorno di scoprire ha fatto molto per la vita di questo storico che io personalmente stimo tantissimo e dal quale parto con la prima domanda. Quando scrivi una donna come tante e lo scrivi affondando questa definizione alle radici scientifiche, ripeto, questo è un lavoro scientifico, cosa vuoi dire? Cosa significa una donna come tante? Diceva un mitico personaggio politico della Prima Repubblica, Amintore Fanfani, mi sia consentito dire, allora mi sia consentito dire che da studioso delle cause dei santi da tanti anni, io posso assolutamente garantirvi che la santità non è una cosa eccezionale. La santità non è fatta di prodigi, di miracoli, quelli vengono dopo. La santità è la cosa più ordinaria che esista. La santità consiste nel vivere in maniera eroica, straordinaria, le cose più ordinarie del mondo. Che significa? Io cammino per strada, uno mi dà un calcio, io non gli ridò un calcio, ma o lo guardo, chi ci vede, io no, con benevolenza, o faccio il segno della croce, Dio te perdoni. In famiglia, marito e moglie litigano, grazie a Dio in casa mia non succede, è una grazia di Dio, non è che uno dice allora sì, io te lascio subito, no?
perdono, io ti perdono, tu mi perdoni. Questa è la straordinarietà nell'ordinarietà, nelle cose di tutti i giorni. Perché ho voluto insistere tanto nella donna come tante? Perché nella santa come pochi, nello straordinario, siamo tutti d'accordo. Che Santa Rita fosse santa, nessuno l'ha mai messo in dubbio, né io, anzi, io ancora di più non lo metto in dubbio. Voglio far risaltare una cosa. Se i santi fossero quelli che si sono fatti santi per i prodigi, ma che me frega a me? Io sono un poraccio. Io nella vita non ci ho avuto nessun prodigio, quindi io non mi devo fare santo. E no. Il Signore, la Chiesa, ci hanno fregato. Tutti siamo chiamati alla santità. Tutti. Nessuno escluso. Anche il peggiore peccatore come sono io, non siamo esclusi. E questa è la vera speranza. Perché Rita è una donna come tante? Perché Rita non si è fatta santa con i prodigi, con i miracoli, no. Si è fatta santa perché nella sua realtà, nei giorni suoi, nella realtà sua, difficile, dura, lei ha reagito in modo straordinario alle cose ordinarie. Figlia devota, non c'è nessun dubbio. I genitori, benissimo, costretta al matrimonio, e quale donna non lo era? C'era forse un matrimonio d'amore? Ma per carità, non ne parliamo. Tutti i matrimoni erano combinati. Quindi, cosa ha fatto di eccezionale nella costrizione al matrimonio? Niente, come tutte le donne sue contemporanee. Il marito la picchiava. Quale donna non era picchiata dal marito? Anzi, vi dirò di più. Se un marito non picchiava la moglie, gli amici lo prendevano in giro. Tu non sei un uomo, tu te fai mente sotto dalla tua moglie, non sei un uomo, vergognati. Picchiare la moglie e i figli era un dovere. Quindi è vero che Santa Rita è stata maltrattata dal marito? Sì. Più delle altre donne? No. Come le altre donne? Né più né meno. Che cosa c'è di diverso? Che Rita non solo ha perdonato il marito, ma ha pregato per il marito. Il marito, Paolo Mancini, che a me è tanto simpatico, Paolo, sì, tanto simpatico, era peggiore degli altri? No, non era peggiore degli altri. Agostino Cavallucci, che ha scritto la prima biografia di Santa Rita, dipinge il marito di Santa Rita, ma altro che ne so, Adolf Hitler, ma era un angelo Adolf Hitler a confronto. Stalin, no, peggio. Lo dipinge con toni terribili. Ma non è possibile, ma scusate. Io nel libro scrivo, ma vi pare che una coppia di pii genitori, come erano Antonio e Amata, avrebbero dato in sposa la loro unica figlia a un losco figuro del genere? Ma non è possibile. Paolo Mancini era una figura rispettabilissima, onorata a Rocca Porena, un bravo cristiano, un uomo normale come me. Normale per quei tempi. Ci riferiamo sempre a quei tempi, Lucia, sempre a quei tempi, che menava la moglie, perché se non gli menava non era uomo, che menava i figli, perché se non gli menava non era uomo. Un uomo normalissimo, non peggiore degli altri. Era Santa Rita che era migliore delle altre, questo è il problema. Paolo l'aveva capito che la moglie era diversa? No, lì per lì no, dopo sì. Dopo sì, piano piano l'ha capito, piano piano, anch'io l'ho capito dopo, cioè noi un po' prima, ma io mi ritrovo molto in Paolo Mancini, peccato, io la mia moglie non l'ho mai menata, anzi,
tutt'altro, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, però è lei che è santa e io no. Mauro, dove si trova, dove trova Rita la, oggi diremmo il carburante, la benzina di quella fede della quale si è nutrita sicuramente da quando era piccola, vista anche i genitori, visto anche l'estrazione familiare, la radice della fede di Rita che le consente di essere una donna come tutte le altre, che risponde in quella maniera così straordinaria a quella ordinarietà. Grazie Lucia, questa è la domanda per eccellenza e qui c'è la risposta di tutto, il segreto di tutto, nell'amore, nell'unione totale di Rita Lozzi con il Cristo crocifisso. Questa è la molla che la fa andare avanti, questa è la luce che la spinge, l'amore al Cristo crocifisso. Dice, perché non dici risorto? Perché ai tempi di Rita il punto centrale della meditazione spirituale era la passione di Cristo, era la croce di Cristo, era il Cristo crocifisso. Io dico come battuta, ma è una battuta, è ovvio, che in quei tempi, dal XIII al XVIII secolo, che Cristo fosse risorto, se ne erano dimenticati, non è vero. Però la passione di Cristo era così centrale nella meditazione spirituale, nella vita spirituale, che racchiudeva in sé tutto. Cristo è stata la forza di Rita, il crocifisso è stata la forza di Rita. Dopo spero che tu, Lucia, mi faccia una domanda sulla spina. E ti risponderò. La facciamo subito, perché dopo c'è un passaggio che è importante per Padre Giustino, che sposti un attimo, perché sto per farci capire, perché queste non sono storie appartenute semplicemente a qualche secolo fa. Cosa significa aver allontanato dal nostro tempo l'immagine del crocifisso, perché ci fa paura, perché noi pensiamo forse più alla risurrezione in questa fase, o meglio ci illudiamo di sperarla. Fammi allora, rispondimi tu su quella spina, ci sono quelle pagine dedicate alla spina. Prima Giustino mi che servi te dà. Adesso, vai, se mi hai chiamato e ti fidi di me, allora, fidati. E qui entriamo in un discorso molto delicato, molto profondo. Io ho letto nelle biografie di Santa Rita, ed è vero, che Santa Rita chiedeva, nei suoi 40 anni, ma nei suoi 25 anni di vita monastica, forse anche prima, di condividere in qualche modo un po' dei dolori che Cristo aveva patito nella sua passione, nella sua crocifissione. Mi permetto di dire, Santa Rita mi perdoni, Santa Rita mi è testimone, non è così. Dice, e tu chi sei per dire una cosa del genere? Chi sei, Gacini? Io sono romano, romanista, quindi chi sei, Gacini? No. Io sono uno che medita, che riflette, che faccio lo storico e che medito sulle condizioni di quel tempo. Allora, se Rita avesse chiesto a Cristo di essere partecipe solo dei dolori della sua passione, sarebbe stato un caso psichiatrico, sarebbe stato un caso patologico. No! Che cosa ha chiesto Rita? Di condividere una parte dell'amore con cui Cristo ha patito, con cui Cristo ha sofferto. Questo è il segreto. Quando Rita chiede al Signore, dammi una stilla, un qualcosa, una minima percentuale, che è infinita, perché l'amore di Cristo è infinito,
Con quale amore tu hai vissuto la passione della crocifissione e sei morto per noi? Con quale amore? Ecco, Signore, concedimi una stilla di quell'amore con cui tu hai vissuto la passione e la morte per noi. Questo è il segreto. Allora sì che c'è la spina. Che cos'è la spina? La spina è un sigillo non della non tanto, non solo della passione, ma dell'amore con cui Cristo ha vissuto la passione per noi e in particolare per Rita. Lui ha detto, ecco Rita, questo è il sigillo del mio amore per te. Questa spina nella tua fronte, questa ferita nella tua fronte che io ti faccio con una delle spine della mia corona è una stilla di quell'amore che tu mi hai chiesto. È l'amore la base di tutto, l'amore. Dice San Paolo, tre cose rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma una rimane per sempre, la carità, cioè l'amore. Questo per farvi capire questo, non so se si sente o meno, anche se c'è... ok, non dovete ascoltare me, dovete ascoltare loro. Capite la sfumatura? Questo libro, la sorpresa di questo libro, ripeto, partendo da fonti universalmente accertate come le più attendibili, non dico che dà una nuova prospettiva, ma amplia un po' anche la concezione che noi abbiamo avuto e che ci viene tramandata di questa santa. Padre Giustino, perché leghiamo un attimo il discorso tra crocifisso e risorto? Lei l'ha detto all'inizio. L'importanza del crocifisso è centrale nella vita di Rita, lo ha dimostrato con il suo libro Mauro Papalini. Perché oggi come oggi invece noi tendiamo un po' a storcere il naso, guardiamo più al risorto quasi per dire tutto quello che sta arrivando, tutto il dolore che noi non riusciamo neanche più a gestire, lo viviamo giusto in funzione di quella resurrezione, un po' scappiamo dal crocifisso. Cosa invece, e glielo chiedo veramente da religioso, cosa invece dovremmo amare di quel crocifisso e che attraverso Rita possiamo imparare ad amare? Pare Giustino. Però Giustino, da te un pensiero sull'amore me l'aspetto. Oggi a tavola parlavamo con i confratelli di quando il corpo di Santa Rita è stato portato in piazza San Pietro per l'anno 2000, per il grande giubileo. Vero, parlavamo di questo, no? Io che non ero più a Cascia, ma ero a Gubbio, siamo andati con due pullman quel giorno in piazza San Pietro e la grande sorpresa, almeno che io non dimentico, parte tante bellissime cose che quel giorno abbiamo vissuto, ma San Giovanni Paolo II quel giorno nell'omelia ha detto che Rita da Cascia è laureata. Come si è laureata Santa Rita da Cascia? Alla scuola del crocifisso. Ha preso la laurea in che cosa? Lo disse molto bene, bellissimo, quell'omelia del Papa. Ha preso la laurea nell'amore. Quindi Rita, che sappiamo sapesse leggere e scrivere, aveva una cultura elementare, in realtà è una laureata e la sua laurea è l'amore, la carità. È arrivata a questa laurea attraverso la scuola della passione di Gesù. Quindi qual è il messaggio?
È bello guardare a Cristo risorto, e questo fa parte della spiritualità del mondo di oggi, fa parte della realtà che viviamo, no? Preferiamo guardare il Sacro Cuore di Gesù, che sta qui dietro, no? Piuttosto che il crocifisso. Preferiamo il Cristo della Divina Misericordia, che ci mostra le ferite, ma è risorto, è vivo. Però cos'è che non dobbiamo dimenticare? Che il cammino è la Via Crucis, il cammino è la passione. A noi ci piace guardare la conclusione, non ci piace guardare la strada. Gesù è la vita, ma è anche la via. E se non vogliamo passare per la via della passione, della croce, non arriviamo neanche alla vita. Allora, il mondo di oggi, attraverso Santa Rita, attraverso queste grandi figure di santità, deve imparare che la via della passione, è chiaro, dobbiamo impararlo anche noi religiosi, anche noi sacerdoti, la via da percorrere se vogliamo essere più felici anche qui sulla terra, perché a Dio interessa anche che siamo un pochino più felici anche qui sulla terra. Dio non è che ci vuole felici solo l'altro mondo, ci vuole felici un pochino anche qui nel viaggio terreno, ma questo è possibile solo attraverso la via dell'amore, e la via dell'amore è via della croce, sull'esempio di Gesù. Quindi noi non è che dobbiamo togliere al mondo di oggi il Cristo risorto, dobbiamo presentargli bene anche cosa c'è prima del Cristo risorto e aiutare noi e gli altri insieme a Santa Rita ad accettare il percorso che porta al Cristo risorto. Mauro, io non mi ricordo se hai citato l'omelia di San Giovanni Paolo II. Assolutamente sì, l'ho riportata. Vedi sì, che l'hai citata, certo, nel libro l'ho riportata. Quindi non ti è mancata neanche questa citazione. No, ma è stata meravigliosa. Bravissimo. È stata un'omelia. Adesso andiamo a cercare a che pagina si trova. E alla fine, è l'ultimo capitolo del libro. Prima delle preghiere. Croce e amore rendono tutto anche ancora più comprensibile, quasi come se fossero degli occhiali che ci consentissero di leggere e guardare la vita di questa donna, come tante, ma santa come poche, in una maniera diversa, in una maniera molto più luminosa, Mauro. E questa è una delle cose che si percepiscono leggendo questo testo. Tra i suggerimenti di padre Giustino, quello di indagare, tra virgolette, anche sulla monaca Rita da Cascia. Adesso, per quello che tu hai detto, ci appare molto chiaro, sceglie la via della croce e dell'amore, e con quella via, attraverso quella via, tutte le difficoltà vengono vissute in una maniera diversa, vero Mauro? Che è un altro dell'eredità che ci lascia questa santa. Assolutamente. La vita religiosa di Rita, si dice, non ci sono documenti, è vero, però è facilmente, molto facilmente immaginabile e anche descrivibile. Mentre nella vita precedente, come figlia, moglie e madre, dobbiamo immaginare, anche se con buone basi, nella vita religiosa siamo più sicuri. Rita era vedova, quindi come vedova non poteva ricoprire gli uffici di abbadessa, maestra delle novizie, vicaria. Era destinata agli uffici più umili, pure i recessi, perché
Anche il monastero c'è Stanicesi, vuoi dire mica. Al bagno ci andavo tutti. Pulire, lavare, cucinare, cioè tutte quelle cose che lei sapeva fare benissimo. Ma faceva solo questo? No, no. Pregava. Pregava tanto, tantissimo. Pregava nelle ore d'ufficio e io ho spiegato nel libro anche come pregavano queste monache di questa comunità, che allora era molto diversa da quelle di oggi. Non c'è niente di male, eh? La storia è storia, cioè si sviluppano, le cose si sviluppano. Quindi 600 anni fa era un po' diverso da oggi, è normale. Oggi abbiamo gli aerei, 600 anni fa andavamo a cavallo, quindi il progresso non avviene solo in maniera tecnologica, anche nella vita spirituale c'è il progresso. Rita pregava tanto, però faceva i compiti più umili e la vita religiosa era facilmente immaginabile. Ora, era una comunità non di clausura, ma attenzione, che significa non di clausura? Che potevano uscire quando gli pare? No, no. L'uscite delle religiose non di clausura era regolato dalla Chiesa. Potevano uscire solo e soltanto per le cerimonie religiose. Quindi le predicazioni, e ai tempi di Santa Rita la predicazione era il massimo della vita spirituale. Cioè, era l'epoca degli osservanti, San Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capestrano, il beato Andrea Piglia, Agostiniano. La predicazione era il massimo del suo apogeo, quindi quando venivano i predicatori a Cascia, le monache del monastero di Santa Maria Maddalena potevano uscire per andare o in piazza o nella chiesa collegiata o nella chiesa del convento di Sant'Agostino o nella chiesa di San Francesco per sentire la predica del predicatore, oppure per tutte le processioni che si svolgevano a Cascia, non per altre cose. Quindi non è che poteva andare dove gli pare. Allora, Santa Rita perché ha aiutato tanta gente? Perché tanta gente veniva al monastero. E Rita era una donna conosciuta a Cascia. Cascia non era Roma, non c'aveva 1 milione di abitanti, c'aveva pochissimi abitanti, anche se più di adesso, eh. Cascia era molto più sviluppata di adesso. Però Rita era conosciuta più o meno, era una vedova, marito assassinato. E Paolo Mancini lo conoscevano tutti, e quindi sapevano tutti chi era, e sapevano chi era Rita. La gente veniva qui al monastero per chiedere preghiere, per chiedere conforto alle monache, e c'era questa vedova fatta suora che aveva passato tanti guai e che era conosciuta, c'erano cioè i parenti, gli amici, tanta gente, che chiedevano le sue preghiere, ma erano loro che venivano al monastero. Quindi Rita usciva dal monastero solo quando la Chiesa glielo consentiva, quando le norme glielo consentivano, assolutamente. Scusate che io mi sono perso in questi particolari, però è importante perché in giro si leggono un po' di cose che vabbè, ognuno scrive quello che vuole. Per questo esistono gli storici anche, E quindi noi che ci grazie stiamo a Domenico. fare? Non ci sareste Vabbè. presi, non ci Poi, sarebbe. noi storici che siamo, Non ci condannati sarebbe da chissà. tutti, qualcosa dovremmo fare anche noi storici, no, Assolutamente, sono poveracci. cose che restano e che consentono, tra Assolutamente. l'altro che fanno capire ancora una volta come queste figure, questa è la scommessa, credo, per le nostre Ma scusa monache. Lucia, ma questo per dire che per questo ritratto che io faccio,
non vuol dire che Santa Rita era meno santa, anzi, no, no, è il contrario. Santa Rita, questo libro deve venire fuori, deve venire fuori, che Santa Rita era molto più santa, e se non viene fuori la colpa è solo mia, è solo la mia, perché non l'ho saputo spiegare. Hai spiegato benissimo. Padre Giustino, c'è un capitolo dedicato anche alla attualità di questa figura. E quando Mauro ad un certo punto si chiede, noi non vogliamo svelarvi troppe cose, né tantomeno vogliamo approfittare della vostra presenza. Io guardo così da lontano l'orario dall'orologio di Padre Giustino, che sono meno un quarto, mi pare. E poi ci sono anche le domande del pubblico, io che non voglio rinunciare alle domande, che sono la cosa più importante. Diciamo suggerimento, quest'ultimo spunto a Padre Giustino. Mauro ad un certo punto si domanda che modello è Rita oggi, che credo che sia la sfida di tutti coloro i quali vivono i luoghi di questa spiritualità all'ombra di santi e sante come quelle che si respirano qui. Non solo, ma allora Lucia, mi risponde, fammi fare prima la domanda a Giustino. No, aspetta, fermati un attimo, aspetta, fidati. No, devo dire una cosa a Giustino, Giustino. Vai. Allora, Lucia non è andata fino in fondo, io vado fino in fondo che non sono santo, sono peccatore. Perché, secondo te, dopo 600 anni stiamo ancora a parlare di questa donna? Come mai? Dietro la figura di Santa Rita c'è sicuramente un mistero dello Spirito Santo che vuole raggiungere il cuore di milioni e milioni di uomini e di donne nel mondo. Spesso Santa Rita, lo Spirito Santo la manda dove magari la voce dei sacerdoti non riesce ad arrivare, magari dove non riesce ad arrivare la voce della Chiesa. Spesso lo Spirito Santo attraverso di lei cerca di raggiungere anche i cuori afflitti ma lontani, cuori spesso senza speranza, e magari lo fa con un beneficio materiale, lo fa con una grazia, lo fa soddisfacendo un bisogno che quella persona ha. Noi siamo meravigliati di quante cose splendide avvengono nel nome di Santa Rita, ed è un mistero, è lo Spirito Santo che attraverso di lei vuole attirare i cuori, li vuole avvicinare alla salvezza. Poi spetta a noi, Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, se qualcuno si avvicina, aiutare le persone a entrare in contatto più diretto col fare la Santa Comunione, col ricevere i sacramenti, col partecipare la domenica alla Santa Messa. Questo è il compito che noi abbiamo, ma è come se Santa Rita, dicevamo spesso, facesse da sola, cioè fa da sola, è lo Spirito Santo che fa attraverso di lei e ci porta le persone, ci porta le folle. Dice, ma come mai tutta questa gente poi in parrocchia forse non ci va? Siamo noi che dobbiamo aiutarli ad andare in parrocchia. Santa Rita li attira e poi la Chiesa deve cercare di aiutare tutta questa folla, questi fratelli e sorelle, ad avvicinarsi. Io sono preoccupato un po' per i giovani, perché ai 15 giovedì di Santa Rita, almeno a Tolentino, vedo pochi giovani.
e mi piacerebbe tanto che ai 15 giovedì ci fossero anche i giovani, magari anche con le chitarre, magari li fanno loro i canti, no? Ma sarebbe così bello. Cioè, sono un po' preoccupato per questa fascia che sembra un pochino andare per strade strane, no? Non sono pessimista, per carità, però con i piedi per terra, no? Vediamo bene oggi l'emergenza educativa, vediamo bene le difficoltà, no? Di aiutare i giovani a scoprire la bellezza di Gesù e della fede in Gesù. Ecco, se c'è una grazia che vorrei chiedere a Santa Rita, è proprio questa: Santa Rita attira più giovani, porta più giovani a Gesù, alla fede in Gesù. Torniamo all'ultima domanda. Mauro, e lo dico con grande forza, questi sono tempi in cui, grazie a Dio, ci fa orrore che un marito si prenda la briga di alzare le mani mamma su una mia, donna, su un figlio, ci fa orrore la violenza in qualsiasi forma sia come giustizia familiare, regolamento di conti e tutto il resto. Per carità. Allora spiegami perché invece queste donne che io vedo qui alla mia sinistra continuano a fare innamorare di Rita e di Sant'Agostino, questi sacerdoti che sentono anche la fatica di mantenere la fede in un luogo che rischia di essere solo affollato di piedi e di magliette. Perché questa donna come Rita continua a sfrugugliarci, mi viene da dirvelo, a chiedervelo in napoletano, continua a darci qualcosa. Tu hai identificato proprio due filoni, quello della famiglia e quello dei giovani. Dimmi tu, un giovane oggi, cosa se ne fa di un modello di donna e di santa come Rita? Dovresti chiedere a un giovane, io purtroppo giovane lo sono stato, non lo sono più, ahimè, nello spirito sempre, ma nell'età. Ma io, allora, se Santa, come diceva Giustino, forse Giustino parlava di me, lui mi conosce da tanti anni, quindi, se Santa Rita è venuta a prendere me nell'abisso delle tenebre dove ero, prima di Gesù Cristo, prima della Chiesa, un motivo c'è. Dio che conosce tutto, Dio che mi conosce più di tutti, sapeva e sa che io una donna non so dire di no. Quindi chi mi ci ha mandato San Francesco? No, Santa Rita, alla quale non posso dire di no. E lei mi ha risollevato. Lei mi ha fatto conoscere Gesù Cristo, lei mi ha fatto conoscere la Chiesa, la parola di Dio. Tutto io devo a lei, tutto io devo a Santa Rita. Questo libro, consentimi Lucia, è un atto dovuto di ringraziamento a Santa Rita per tutto quello che ha fatto nella mia vita. E ha fatto tanto? No, tanto, ha fatto tutto, tutto ha fatto nella mia vita. Quindi devo veramente questo libro, magari questo libro contenesse un 10% di verità nella sua storia. Già sarei contento come storico, se ci fosse il 10% di verità. Io spero di più, però, ma contenterei del 10%. Allora, Santa Rita fa cose che sorprendenti, che noi nemmeno ce l'aspettiamo. I giovani, il problema è che sono un po' distratti da tante cose, e quello che più mi preoccupa, io che sono un uomo antisocial, sono i social, scusate, che voi siete tutti social, io no, però mi fa paura sta cosa. Vado a vedere che c'è su Facebook, io seguo quello che c'è su Twitter,
Io nomino queste cose senza sapere manco che cosa sono, eh. Quindi Instagram, che manco so che robaccia è, boh. Però tutti lo nominano, tutti ce l'hanno, tutti io, queste cose ho paura. Allora, io ho paura, Santa Rita non ha paura di Facebook, Santa Rita non ha paura di Twitter, né di Instagram, Santa Rita ce va e raccoglie. Questa è la meraviglia di Santa Rita. Santa Rita non teme, perché lei nella sua vita ha passato di tutti i colori. L'ha vissuta proprio le situazioni più incredibili. Quindi per lei andare su Facebook è normale, andare su Instagram è normale, su Twitter, ma per lei ce va a nozze queste cose. Quindi io non mi meraviglierei, io no, ma che un giovane su Instagram poi si innamori di Santa Rita. Nulla è impossibile a Dio, ma nulla è impossibile all'intercessione e all'opera di Santa Rita. Ti ho risposto, Lucia? Penso proprio di sì. Allora, noi, Padre Giustino, io, Lucia, siamo disponibili a qualsiasi osservazione, domanda dal pubblico, quello che volete. Gradiremmo i vostri interventi. Prego, chi è coraggioso? Grazie, sì. Pronto? Sì, si sente. Già Padre Giustino, è vero che durante i 15 giovedì i giovani non ci sono, ma la domenica, il sabato, gli altri giorni è pieno di giovani, di ragazzi che si fermano là accanto a Rita a pregare, a fare le foto. Quella foto la porteranno a casa, ma penso nel loro cuore. Ecco una donna. Ma voglio tornare sul binomio la sofferenza e la risurrezione, ci interessa particolarmente. Perché Mauro, al tempo di Rita, la predicazione era sferzante sulla sofferenza, sulla croce, sul Golgota, anche se nel Golgota la presenza di Cristo è provvisoria. Perché oggi invece si preferisce sto stare davanti al sepolcro vuoto? Ecco. Lo chiedi a me? Mauro, Mauro. Allora, guarda, lo chiedi a me che porto la croce da quando sono nato. E quindi che te devo rispondere? Io ho la croce, me la tengo e me la terrò fino a che muoio. Il fatto è, come la vivevo prima e come la vivo adesso, la croce, Padre Mario, o ti ammazza o ti dà la vita. Non c'è una via di mezzo. Prima mi ha ammazzato, dopo mi dà la vita, però dipende da noi. Io, allora, da solo io non avrei fatto niente. Santa Rita, lei, Santa Rita, mi ha preso fra le sue braccia. Tra l'altro è anche una bella donna, una cosa mi ha fatto anche piacere. Mi ha preso fra le sue braccia, mi ha portato su, cioè dipende come si vive. Perché oggi stiamo solo davanti al sepolcro vuoto, come dici tu? Perché la sofferenza fa paura. Oggi passa il messaggio dappertutto, da tutti i mezzi di comunicazione, da tutte le cose. Oggi ci vuole l'efficienza, la bellezza, dobbiamo essere belli. Io che so brutto, che devo fare? Me ne ammazzare. Oggi bisogna essere efficienti, bisogna essere scattanti. Tu devi avere tutte le gioie e le soddisfazioni. Tu hai diritto ad essere felice. E già, quelli come me che fanno? Se fregano.
sono i messaggi che passano, sono queste cose. Non è colpa dei giovani, non è colpa nostra, la colpa è di chi ci manda questi messaggi in continuazione. Siamo bombardati dall'immagine dell'uomo perfetto, bello, forte, scattante, l'uomo che è perfetto, che non gli manca niente. Una volta morto finisce tutto. Io non sento una parola del dopo la morte, compresi i sacerdoti, scusatemi sacerdoti, scusa Giustino, scusa padre Mario, scusate sacerdoti, ma io non sento una parola che dice: oh, guardate che ci dobbiamo aprire per il paradiso, la nostra meta finale è il paradiso. Io non lo sento nelle parrocchie, non lo sento nelle messe, e mi dispiace. Ma allora io perché vivo a fa? Per andare al cimitero? Per essere vivi e pieno andare al cimitero e finisce tutto? E no? E no. Ma allora io Santa Rita quando la vedo? Ma Santa Rita io quando l'abbraccio? E no, no, no. È il paradiso, è la vita eterna la nostra meta. Ma io non sento più questo. Io sento solo diritti, diritti, diritto alla felicità. Dobbiamo essere, Dio ci vuole felici e basta, del resto non se ne parla più, e questo è il vero problema, almeno secondo me. Non so se ti ho risposto, padre Mario. Padre Giustino, a questa interessantissima sollecitazione di padre Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Quello che mi sorprende più di tanto è che queste parole sono state riferite anche da un laico, ed è qualcosa che forse ci... Peccatore, laico, peccatore. No, no, lo dico io, lo dico io. Questo che dico anche io, scusatemi, scusatemi, dovrebbe essere il mio mestiere, ma come vedete mi emoziona sempre venire qua, non ve lo nascondo. È una cosa che mi interroga anche come professionista della comunicazione, in un ambiente cristiano e cattolico, quanto si leva la nostra voce nelle piccole e nelle grandi cose del quotidiano. Se è vero che la santità è veramente per tutti, quanto ancora fatica facciamo a dire quelle poche piccole cose che ci possano portare a capire veramente che cos'è anche la nostra vita qui. Forse Rita lo aveva capito esattamente, per quella unione assoluta a quel crocifisso di amore. È bellissimo aggiungere amore alla parola crocifisso, perché se noi vediamo solitamente il crocifisso, Rita ci sembra una persona troppo lontana da noi. Siamo masochisti. Crocifisso di amore è ben altra cosa. È la spiegazione, è il senso a tutto quello che quella donna che ha lasciato, che non ha fatto altro che lasciare amore, e continua attraverso quell'amore a portare le centinaia di persone che io ho visto entrando qui 2 ore fa, entrando in Basilica, era gremita prima della messa delle 5, questo per farvi capire. E allora ben vengano anche questi testi non facili, non vi aspettate, e allora onore ad Alvaro, all'editore, non facile da leggere fino all'ultimo, soprattutto da leggere, se mi permettete, con gli occhi limpidi e liberi da qualsiasi preconcetto. Viene fuori un'immagine di Rita, una realtà di Rita che vi scoppia tra le mani, bellissima, moderna. E permettetemi, donne di Rita, io ne ho parlato con qualcuno di voi quando ci siamo abbracciate, questo è il tempo in cui chi di noi si dice aver fede deve lottare per la pace. Rita è donna di pace, Rita è quella che rinuncia, ripeto, a qualsiasi legittima, come spiega bene Mauro, esigenza di vendetta. Certo. Perché il tempo era quello, il tempo era quello per seminare amore, e amore continua a raccogliere.
Io, padre Giustino, sono innamorata dei giovedì di vita su internet. A proposito di quello che ha detto anche lui, che Mauro è stato molto chiaro, noi non demonizziamo il mezzo, l'uso che se ne fa, questo è stato chiarissimo. No, allora, ben vengano quella newsletter in termine tecnico, quel messaggio che arriva, la meditazione della priora, qualsiasi esperimento, diceva padre Giustino, la chitarra, fatelo, rischiamo, mettiamoci la faccia fino in fondo, perché c'è ancora tempo. È bellissima anche la sottolineatura che ha fatto padre Giustino: non sono pessimista, sono preoccupato. Che quella preoccupazione diventi occasione di prendere, acciuffare per le mani Rita e tornare a farla parlare anche in quel senso. Tirate fuori, ve lo dico da innamorata di Rita, che ogni tanto ci parla pure, non perché sia pazza, ma perché me la sento così vicina in certe situazioni che so che lei mi capisce, soprattutto quando viene a tirarmi fuori proprio dai momenti più impensabili. E allora mi chiamo le mie monache e dico: fate una preghiera, aiutatemi anche voi a capire qual è la strada migliore. Da Rita si possono ancora avere delle risposte incredibili, anche in un tempo che sembra averla tradita. Credeteci, io se ne avessi avuto una ulteriore prova l'ho avuta attraverso questa pubblicazione. Fatelo, voi dovete essere i cantori. Questo libro nasce, bellissima la missione di Mauro, nasce come un grazie per tutti i miracoli che quella donna straordinaria ha fatto nella vita di Mauro e di Margherita, sua moglie. E allora che ognuno di noi continui a dirle grazie, perché io credo, credetemi, per noi che siamo bombardati da notizie che neanche voi immaginate e che spesso si evita di mettere in pagina proprio perché sono così orripilanti o si preferisce non darle, è questo il tempo in cui dobbiamo mettere in moto altri meccanismi. Ben vengano pubblicazioni come questa, ben vengono studi come questi, ben vengano, permettetemi, anche religiosi che continuano, pur sapendo tutto quello che c'è da sapere, continuano ad interrogarsi, a scoprire cose nuove da portare poi al mondo esterno, al mondo intorno. Ma non lasciamola dentro le pagine, Rita, non lasciamola dentro questo santuario e basta, ce la portiamo a casa, ci lasciamo interrogare da lei, perché è di una modernità e di una forza veramente impensabili e immaginabili. Non è una donna, è una donna di oggi, una donna che potrebbe stare tranquillamente dentro un accampamento medio orientale, oppure forse in un'Africa che abbiamo dimenticato, dove sono riprese le guerre civili fino all'inverosimile, o una donna percossa anche dall'uomo oggi che continua ad usare certi strumenti come quello della paura, o da una persona che non ha la possibilità di emergere in un proprio ambiente, a cui vengono precluse tante cose, o in un bambino a cui non viene permesso di sognare. Maria ha Rita ha mille anime. Siete voi qui a Cascia, siete voi che continuate a vivere con lei e dentro di lei e ce la portate, ma teniamola viva, perché questo è il tempo di Rita. Certe esagerazioni di quel tempo purtroppo tornano e da lei possiamo avere ancora una risposta. Io, credetemi, questo libro me lo conferma ancora di più. Quindi portiamocela a casa. Se non avete domande... Altre osservazioni? C'è qualcos'altro? E chiedo solo di dire qui se può. Però ciao Fulvio, ciao amico mio carissimo. Siamo sentiti, io ti ringrazio infinitamente di avermi chiamato a questo incontro e sono molto contento di poterti incontrare. E, tu hai fatto una domanda prima, hai detto: per quale motivo ancora dopo 600 anni? Bravo.
Cioè questo nome ancora gira, perché è ancora nel mondo questo nome. Un po' ha dato la risposta chi? Lucia. Ah, scusate. Io penso sì, appunto, per la modernità di questo messaggio, ma penso che questa modernità che noi adesso apprezziamo la dobbiamo a una, diciamo, c'è stato un medium che ci ha permesso di entrare in questa sintonia, e secondo me è stato Leone XIII, bravo, il Papa della Rerum Novarum, che ha conferito questa appunto in questa il progetto teologico che lui aveva molto preciso, ha conferito a Santa Rita questa forza di essere al passo con i tempi. Quindi questa è un po' la mia risposta, adesso puoi aggiungere quello che vuoi. Ma ti ringrazio, Fulvio, perché allora Leone XIII, Gioacchino Pecci, è stato mio vescovo, perché è stato vescovo di Perugia per 32 anni. Quando era vescovo, allora, prima era di Carpineto, quindi conosceva benissimo gli agostiniani a Carpineto. Quindi la Beata Rita l'ha conosciuta lì. Quando era vescovo di Perugia è venuto a Cascia più volte e si era innamorato di questa figura della Beata Rita, e siccome io ho studiato proprio la canonizzazione di Santa Rita, la canonizzazione si deve a lui, è stato lui che ha insistito con forza perché questa donna fosse canonizzata. Gli dicevano: ma santità, mancano le prove di qui, mancano documenti di là. Lui ha detto: no, questa donna è santa e io la voglio canonizzare. Noi dobbiamo, bravo Fulvio, grazie Fulvio. Leone XIII, noi siamo debitori tantissimo a Leone XIII e a un'altra figura, Maria Teresa Fasce, non ce la scordiamo. Se Santa Rita è conosciuta in tutto il mondo, lo dobbiamo a Maria Teresa Fasce. Tra l'altro, senza fare spoiler, ci sono anche delle spiegazioni riguardo al fatto che si è aspettato tanto per la canonizzazione di Santa Rita, e soprattutto perché, nonostante l'amore che non è mai stato perso, perché non ci furono poi celebrazioni solenni, erano tempi di guerra. Non vi voglio spoilerare niente, ma andatevi a leggere anche queste curiosità. Disoppressioni, esattamente, carità, tempi orribili, orribili anche quelli. E quindi c'è anche la spiegazione di tante cose, fermo restando che a Rita ha detto tra me e te, Mauro, donne di quella grandezza spirituale, crediamo veramente che interessasse diventare santa? No, loro sono avanti, sono avanti sicuramente. Ben altri, ben oltre è la loro vita. Scriveva un biografo, il confratello di padre Giustino, padre Rosario Sala, che tu Giustino ben conosci, scriveva: la Beata Rita non aveva fretta per farsi santa, per essere dichiarata santa, perché santa già lo era, in fondo. Poco cambiava per lei, la gente, i devoti più o meno li aveva. Poi certo, è stata la madre Fasce che ha fatto tutto. Signore e signori, un'ora e un quarto di presentazione, penso che nella nostra vita, Mauro, poche volte si sia fatta, e lo so che va così, e se non avete altre domande... forse un grazie a Rita lo dobbiamo tutti noi qui, e alla Beata Fasce, che quell'altra donna straordinaria e meravigliosa di cui non ci possiamo assolutamente dimenticare. Quindi grazie a padre Giustino Casciano, grazie padre Mauro, grazie a tutti voi, grazie a Mauro Papalini, e soprattutto a grazie di averci ospitato. Ma grazie a te, Lucia Scione, grazie a te. Grazie a te che sei, insomma. Un applauso per Lucia.
insomma, Lucia è una anchor woman di quelle che, insomma, quelle che contano, eh? Molto. Grazie a Dio, grazie a Santa Rita, grazie alla Madre Fasce, grazie alla Madonna, che è sempre la padrona di tutto, e grazie a voi tutti.